Machu Picchu, a 2700 metri. Durante l'intera conquista, questa città fu una specie di capitale segreta. Segreta al punto che gli spagnoli non ne sospettarono mai neanche l'esistenza. In questa vallata lunare fu trasportato il collegio delle Gnustas, le nobili consacrate a perpetuare la razza. Le difendeva il silenzio del mondo. Le vigilava il divino Condor, l'Inca Aki. Le mummie delle nobili furono trovate per caso forse 40 anni fa. Sembrava gridassero, invocassero ancora il ritorno dei loro uomini. Crazy Horse Saloon is merely a quaint name for what amounts to a sort of girls' finishing school. Et voici la blonde et rose, la serpentine, la voluptueuse, voici Dolly Payne. It is here that young ladies are given instruction in those areas in which woman fulfills herself. They are taught, for example, how to walk properly. The carriage must be erect, the head held high, shoulders back. This is excellent training for a girl who wants, in later life, to carry books on her head. The girls are given courses in clothes appreciation. They are taught how to sew hooks and eyes. They learn that overdressing is in poor taste. Più sofisticato, il Montmartre di New York.
pervaso da un'atmosfera parigina e snobistica insieme. Spagnoli, italiani, francesi vi abitano e lo frequentano in buon numero. Non c'è quindi da meravigliarsi che una francesina, Michelle, presa forse dalla nostalgia, faccia un bagno. Viene l'adolescenza, quando ci si prepara per il grande debutto. Alberi sorgenti dalle acque, deserti liquidi con solitari ruminanti che vagano senza meta, fughe di volatili.